Ma sostanzialmente il primo tempo credo che stessimo facendo la nostra partita, stretti, compatti, con i tempi nelle uscite giuste. Forse siamo stati poco pericolosi, ma come loro non più sicuramente di noi. Poi è accaduta una situazione che invece sulla quale dobbiamo sicuramente lavorare, perché se tu sei sotto di un gol non devi mai farti prendere dalla frenesia, soprattutto non devi pensare che oddio adesso devo, perché rischi poi di disunirti, di perdere le giuste distanze e di non avere poi quell'atteggiamento da squadra che ti serve per poter rimediare. Chiaro che quando prendi poi altri due gol diventa ancora più difficile. Io lo dico dall'inizio e dal primo giorno: se ci si aspetta che il Crotone possa fare un campionato diverso dallo scorso anno, si è fuori strada. È semplice, bisogna essere sempre obiettivi. E noi siamo in un ambiente dove se non rimaniamo uniti si fa fatica, se non si crede nella squadra, nei giocatori a disposizione, nella crescita che devono fare, si fa fatica. L'unica cosa che secondo me stasera noi non abbiamo gestito emotivamente il discorso, perché abbiamo sentito come un peso il dover assolutamente riprendere immediatamente la partita per poi cercare di vincerla, ma non ci sta scritto da nessuna parte. Tu devi avere continuità nelle prestazioni e nei risultati, se non hai nelle prestazioni difficilmente le hai nelle risultati. Questo è un campo difficile, un campo cui il Crotone sapeva, aveva avvertito i ragazzi che sarebbe partito fortissimo, è l'arma principale di questa squadra. Però abbiamo dimostrato grande solidità, abbiamo sofferto all'inizio, però abbiamo dimostrato solidità, compattezza e poi abbiamo saputo colpire per 3 volte. Magari un risultato forse eccessivo per il Crotone, però la squadra ha interpretato molto bene la partita.